dove oggi diciamo effettivamente si hanno un uso in Italia e in Francia massivo. Oggi quasi tutte le regioni, forse solo il Molise, non ha ancora a disposizione un robone, la chirurgia, si hanno dei risultati importanti. Però non dobbiamo credere che utilizzare il robot sostituisca il chirurgo. Siamo passati dalle scuole di Scampia e di Ponticelli, dove abbiamo avuto anche dei risultati concreti. Voglio ricordare che grazie al rettore Gaetano Manfredi e grazie a questa iniziativa Repubblica Sabato delle Idee, sono ripresi i lavori della facoltà di medicina a Scampia, abbiamo ottenuto concretamente che nei prossimi giorni una scuola nel rione Conocal, una scuola che aveva un campo che era assolutamente distrutto e senza alcuna presenza, venga recuperato e venga dato, diciamo, alla scuola, agli studenti di quel rione che hanno assolutamente bisogno di punti di riunione e di diversivi dalla strada dove spesso sono costretti a stare. Su questo noi stiamo lavorando moltissimo, sia dal punto di vista tecnologico come Federico II, perché abbiamo un polo di robotica tra i più competitivi a livello mondiale. Stiamo però anche, abbiamo in partenza il Competence Center, l'Industria 4.0 di cui siamo capofila, su cui lavoreremo e stiamo già lavorando sul tema delle nuove competenze, del reskilling dei lavoratori che già oggi operano. Stiamo formando i nostri laureati in maniera completamente diversa con questo sistema delle accademy insieme a grandi player internazionali da Apple, a Cisco, a TIM e tanti altri che verranno tra poco da noi e cerchiamo di rispondere al futuro. Oggi il tema è lo Stato, cioè come il Paese vuole affrontare questa grande rivoluzione per evitare di accorgersi un domani di essere stati completamente tagliati fuori e poi i giovani e i lavoratori ne pagheranno il prezzo spesso di mancanza di competenze e mancanza di visione del futuro. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della 32esima edizione di Futuro Remoto e anche appunto continua il nostro rapporto con il Sabato delle Idee e il tema di quest'anno è particolarmente vicino a una domanda che tutti noi ci poniamo, cioè quanto la rivoluzione della robotica e dell'intelligenza artificiale incideranno sulle nostre vite, soprattutto sul mondo del lavoro. Questo appunto è il tema su cui ci vogliamo interrogare oggi, anche considerando che la velocità di queste nuove tecnologie è assolutamente incontrollabile. Quindi davvero appunto non sappiamo da qui a pochi anni quale sarà l'esito di questa rivoluzione. Per un futuro che non è, a mio avviso, remoto, è un futuro che sta già accadendo. Noi oggi parleremo di robotica applicata a tante attività. Nella mia università si lavora moltissimo sul rapporto tra tecnologie e scienze umane, si lavora per i beni culturali, ci si lavora per la gestione delle plance d'aereo, delle automobili, si lavora con i robot. Il futuro è accanto a noi. Futuro, specie nei luoghi della ricerca, dove contemporaneamente ci sono progetti di futuro e giovani, il futuro è presente. Il futuro, diciamo, può essere in qualche modo governato. Trasformazione dalla robotica, noi siamo ora nell'era dell'industria digitale, no? Dell'industria 4.0 della digitalizzazione e quindi i robot sono utilizzati, a differenza di qualche anno fa, in maniera totalmente sicura, a contatto con gli esseri umani. La frontiera della robotica, con tutte quelle che sono le tecnologie dell'intelligenza artificiale, della fusione sensoriale, va verso un contesto in cui i robot non saranno più impiegati solo nelle fabbriche, ma saranno impiegati in tutti gli ambienti, nelle scuole, come siamo oggi, negli ospedali, nelle case, cioè in tutti quegli ambienti dove, oltre ad avere l'esigenza di un computer, di uno smartphone, di un tablet, ci potrà essere anche l'esigenza di avere una macchina che si muove ed è quello che distingue in maniera profonda quello che è l'intelligenza artificiale da una realtà fisica in cui c'è un oggetto che si muove. Nel momento in cui c'è una macchina che si muove, si pongono degli interrogativi che saranno discussi anche nella giornata di oggi, del Sabato delle Idee, da un punto di vista di accettabilità, di affidabilità, di sicurezza e di etica. Affidare a una macchina questo tipo
di indipendenza, no affidare una macchina, possiamo dare a una macchina questo tipo di indipendenza, questo tipo di autonomia? Io propenderei per un no sulla base di una serie di argomentazioni a valenza etica e giuridica molto importanti. Noi sappiamo i tanti benefici che ci può dare, per esempio Google ha sviluppato con un sistema di machine learning un sistema di controllo che permette di risparmiare energia e diciamo, emissioni di dannose di gas serra dai suoi data center del 40%, bellissimo, ma l'intelligenza artificiale serve anche per condurre gli esperimenti di sorveglianza sociale. Le tecnologie possono essere utilizzate in tanti modi, noi dobbiamo per dire, raccogliere i benefici e cercare di evitare al massimo i doni che insieme ai doni positivi di Prometeo ci vengono da Pandora, come diciamo già il mito antico ci faceva capire che la gestione delle tecnologie è una cosa molto importante e difficile da fare.